Ciao ragazze, bentornate sul canale. Iniziamo questa nuova tipologia di review che ho pensato di fare sul canale. Più o meno ogni 2 settimane proverò un fondotinta per voi. Può essere un fondotinta low cost, come un fondotinta medio costo, come un fondotinta super costoso. Quindi avrò bisogno del vostro aiuto su Instagram. Ogni tanto vi pubblicherò un sondaggino. Per aiutarmi insomma a capire quale fondotinta vi interessa di più vedere recensito. Nel sondaggio che ho fatto qualche settimana, 10 giorni fa, 1 settimana e mezza fa, ha vinto proprio, ha spopolato questo fondotinta qui di Clarin. Lo Skin Illusion Teint Naturelle Hydratation, Natural Hydrating Foundation, SPF 15, che è un fondotinta molto apprezzato. Ne ho sempre sentito parlare molto bene, avevo delle aspettative che in parte si sono rivelate, in parte no, ma poi lo vedrete nel corso del video, come verrà strutturato questo video. Allora, io adesso vi saluto e la me del futuro vi vedrà dopo la me del passato che sta per arrivare, cioè quella senza fondotinta. Adesso vedrete la parte dove lo applico, lo applico con voi e vi spiego un po' di specifiche tecniche del fondotinta in questione. Per le considerazioni finali, tornerò io dopo quella parte lì. Quindi, buona visione. Spero che questo format di review possa esservi utile. A tra poco. Tuffo nel passato. Prima cosa andiamo a vedere Sephora, il sito da dove l'ho acquistato, cosa dice di questo fondotinta. Allora, aspettate. Skin Illusion è il primo fondotinta idratante che trae i suoi benefici della natura per sublimare il colorito con un nuovo splendore. Fin dall'applicazione la sua texture leggera come l'acqua si fonde sulla pelle e l'avvolge all'istante in una sensazione di benessere. Vabbè, al cuore del risultato. Un colorito perfetto, bello e uniforme in tutta naturalezza. Una pelle idratata, perfettamente rispettata e raggiante di benessere. Ok, allora ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonalità. Il prezzo è di 41,90 per 30 ml. La mia colorazione è la 108. Io in Clarin sono una 108 sempre. È un fondotinta molto liquido, infatti va shakerato bene prima di applicarlo. Intanto lo iniziamo a shakerare. L'applicatore è con la pompetta dosatrice, quindi voi fate uscire il prodotto, caricate e poi il prodotto esce. Io l'ho già provato ovviamente perché questo non è un first impression ma è una review, quindi ho già avuto modo di provarlo bene. E di solito quando applico un fondotinta, Brigitte ha scoperto di avere la coda, aspettate. Quando applico un fondotinta ho 3 metodi, come tutti. Il primo è il pennello, io uso sempre un buffing brush, questo è quello del set di Do Color, brand, e quindi è un pennello con le setole molto dense in modo da avere una applicazione un po' più coprente. Il secondo metodo, che adesso vedete zozza perché non l'ho pulita, ma se non sapete come pulirla andate a vedere il video che vi linko giù nell'info box, è la spugnetta, che sia la Real Techniques, che sia qualsiasi altra spugnetta per il make up, una beauty blender eccetera, ovviamente questa è asciutta, una spugnetta bagnata. Terzo metodo, i pennelli più belli del mondo sono le nostre mani, quindi le dita. Io ho provato ad applicarlo prima con il pennello e non mi è piaciuto, perché è come se il pennello si portasse via il prodotto, cioè il fondotinta non si amalgama con la pelle, ma sembra proprio che il pennello se lo trascini, cioè se lo porta via. Con la spugnetta, quindi il pennello bocciato, non è un metodo di applicazione per questo fondotinta che mi piace. Con la spugnetta anche lì non mi è piaciuto al 100%, sicuramente meglio del pennello, ma non mi è piaciuta perché è come se il prodotto non, anche qui, non si fondesse bene con la pelle, ma restasse un po' in superficie. Non lo so, è un'applicazione che non mi è piaciuta. L'applicazione migliore per questo tipo di fondotinta sono le dita.
Purtroppo io non sono una fan dell'applicare i prodotti con le mani, soprattutto i fondi o comunque le basi, perché non mi piace sporcarmi le mani. E in secondo luogo noto anche che quando applico la base con le dita, la base quel giorno mi dura meno. Comunque noi non ci formalizziamo, andiamo ad applicare il fondotinta e poi ovviamente nella parte successiva di questo, dopo questa parte, dopo questo spezzone, parleremo di tutto il resto. Quindi io ne applico un po' qui direttamente con il dosatore. Vedete, il 108 è il colore perfetto, è un pelo non proprio uguale, ma va bene. C'è? Sì. Questa è una pipette, quindi ho praticamente una... Aspettate che mi tolgo gli anelli. Facciamo un primo strato. Allora, lo sento già che si sta fissando. Questa è la coprenza con una sola pushata di prodotto, quindi una coprenza, come vedete, leggera, naturale. Io adesso potrei fermarmi tranquillamente anche qui, perché qui dove avevo lo sfogo... oggi è un giorno perfetto per questo test, in realtà, perché appunto ho una pelle macchiata, ho appena avuto uno sfogo alimentare, quindi mi sono usciti un sacco di puntini e ho delle cose da coprire, ho un incarnato da uniformare. Questo è l'incarnato dopo una applicazione, come vedete è un finish molto naturale, ma cosa faremo noi? Noi andremo a caricare un altro po'. Quindi pusho un'altra volta, prendo un altro po' di prodotto e vado ovviamente a metterlo solo dove voglio un po' di coprenza in più. Questo secondo step lo potete tranquillamente saltare se decidete, come faccio spesso io, di applicare un correttore anche nelle zone da dove volete avere una maggior coprenza. Però noi, proprio per farvi vedere, che comunque si può... stratificare tranquillamente, uso il fondotinta. Ok, mi avvicino un po' per farvi vedere appunto com'è. Adesso si sta man mano asciugando. Ok, allora io adesso andrò a finire tutta la base, quindi correttore, cipria. È un fondotinta che va assolutamente incipriato per una pelle da normale a mista. Va fissato, perché comunque non è un fondotinta a lunga tenuta, non è un fondotinta che mi dà quella sensazione di supereroe che resta lì senza muoversi, quindi va assolutamente incipriato. Si potrebbe ancora stratificare, perché io ho provato anche a fare un terzo strato e va bene tranquillamente, non dà problemi. È un fondotinta che resta molto naturale sulla pelle, è il fondotinta adatto a chi ha un incarnato quasi perfetto, quindi non ha bisogno di andare a coprire tanto. O comunque chi vuole una coprenza da tutti i giorni molto leggera, chi vuole un fondotinta che si applica velocemente, perché nel frattempo che io sto parlando si sta comunque settando. Se avete una pelle da normale a secca, non siete amanti delle polveri e siete amanti invece di un finish glow, dewy, questo va bene anche senza cipria. Per chi appunto ha una pelle che nel corso della giornata tende a lucidarsi, quindi vuole una durata maggiore del prodotto, ovviamente un pelo di cipria. Ha un fattore protettivo 15, che non è alto, è il minimo sindacale proprio, e
Un'altra cosa che vi voglio dire, perché lo sento, profuma, non profuma. Allora, i fondotinta di Clarins hanno sempre un profumo delicato, però una volta che ce l'avete poi sul viso, io ecco adesso perché devo ancora lavare le mani, lo sento sulle mani, ma comunque non è un fondotinta con una fragranza che dà il fastidio. Io adesso finisco tutta la base e vi aspetto per le considerazioni finali. Eccoci tornati, ho finito il trucco, nel frattempo ho ricevuto una telefonata e quindi è passata più o meno da quando ho finito di applicare il fondotinta un 40 minuti. E già dopo 40 minuti potete notare, vi inserisco delle clip, il difetto che questo fondotinta mi fa. Questo fondotinta nel giro di un'ora mi fa questo difetto attorno al naso, come avete potuto notare. Intanto non minimizza abbastanza i pori come piace a me. Voi sapete che io ho il problema, problemone del poro dilatato. Pazienza, me lo tengo anche con felicità. Però quando cerco un fondotinta che possa diventare uno dei miei fondotinta preferiti, questo fondotinta deve riuscire a minimizzare un po' i pori. E non vuol dire essere un fondotinta a lunga tenuta, un fondotinta super matte, assolutamente no. Ho delle, persino alcune CC cream che utilizzo, per esempio quella di Lancome, lo Skin Feels Good, non mi fa lo stesso effetto. È un fondotinta che io appunto ho incipriato tutto il viso, ho fatto il contouring, ho applicato il blush, ho applicato il correttore, insomma nelle zone dove lo applico sempre. E non so se è colpa della cipria, nel senso che è proprio perché vado ad incipriarlo che enfatizza questo difetto, perché nell'immediato, prima ancora di essere appunto fissato con una polvere, non lo fa. Però appunto passa evidentemente poco tempo, quindi ci potrebbe essere questa doppia azione. Specifico che la cipria che uso è sempre la stessa per tutti i fondotinta, quindi non è la cipria, perché altrimenti è una cosa che avrei riscontrato anche con altri fondotinta e probabilmente avrei capito, insomma, avrei cambiato la cipria. Non è nemmeno il correttore, perché in questa zona non l'ho messo. È appunto un fondotinta che a me fa questo purtroppo leggero difetto. Durata massima di base perfetta sono 6 ore circa, quindi poco meno di una giornata. Benvenute nel nostro canale. Poco meno di una giornata lavorativa, nel senso che il pomeriggio comunque non è uniforme, non è più perfetto, mi va ad enfatizzare un'altra zona. Cosa succede? Succede che quando, dopo appunto queste 6 ore, in questa parte del viso io non ho più il fondo. Qui la situazione migliora, perché da contro, avendo io una pelle mista che tende a lucidare, quindi a produrre più sebo e a olearsi durante la giornata, questo effetto secchezza e poretto segnato si affievolisce, quindi questa cosa guarisce durante l'applicazione. Ma cosa succede? Mi si segna la fronte. Mi si segna questa zona qui, dove evidentemente ho una produzione di sebo minore e quindi fa quell'effetto come se avessi applicato un fondotinta in polvere su una pelle secca, ok? Quindi è quell'effetto lì. Qui sulle guance resta perfetto. In questa zona qui, dove evidentemente la mia pelle è normale, resta perfetto. Una cosa, non ho applicato il primer volutamente, perché altrimenti non avrebbe senso fare una review se sotto ci metto un primer, che sono sicura mi regge qualsiasi fondotinta, quindi il primer non l'ho applicato. E non ho usato nessun blur neanche per i pori, quindi è tutto solo fondotinta. Io però non mi sento di dire no, non è un fondotinta che mi piace, non mi sento di bocciarlo. Mi sento di dire obiettivamente, oggettivamente, che non è il fondotinta più adatto all'effetto che piace a me, al mio tipo di pelle,
e a quello che cerco io in un fondotinta. Quindi non è il fondotinta che risponde a tutta una somma di mie esigenze, però non è un fondotinta che non utilizzerei. Mettiamoci pure in mezzo che l'applicazione migliore sia con le dita, e ecco, non è che a me proprio piaccia applicare il fondotinta con le dita, sporcarmi, sentirmi le mani poi prima di andarle a lavare mentre finisco tutto il trucco, insomma, non è che proprio... Grazie, grazie dei bacini. Non è che proprio, ecco, sia il mio fondotinta perfetto. Costa 41,90€. Io l'ho appunto acquistato sul sito di Sephora perché avevo uno sconto del 20%, ho acquistato altre cose insieme a questo, e quindi sta nel mazzo. Se io, Federica, per il mio tipo di pelle, dovessi acquistarlo dopo l'avessi dovuto acquistare, dopo aver provato magari per una settimana un campione, non l'avrei comprato. Perché? Perché ho altri fondotinta che mi piacciono un pochino di più, perché ho il paragone di altri prodotti. Se avessi due fondotinta, probabilmente mi piacerebbe di più. Non lo sconsiglio assolutamente, non credo sia il fondotinta adatto a una pelle da mista grassa, perché non regge, non reggerebbe proprio, secondo me, la botta. Non è un fondotinta che andrei a utilizzare quando fa più caldo, perché anche a me non reggerebbe. Va bene su una pelle normale, su una pelle da normale a secca, ma neanche secca, molto secca, da una pelle da normale, una pelle normale è perfetto, una pelle normale con poche discromie, che vuole un look fresco, naturale, una base non strutturata, un effetto naturale, make up, no make up, va benissimo. Quindi se voi siete alla ricerca di quel tipo di fondotinta, potete provarlo. Se avete una pelle da normale a mista, comunque molto spesso i fondotinta possono fare quei difetti che fa questo a me, provatelo perlomeno prima, non lo acquistate a scatola chiusa. Posso dirvi solo questo. Però non mi sento di bocciarlo, perché è un fondotinta che comunque va bene. Nel senso che, a parte qua, che poi, come vi ho detto, migliora nel corso della giornata, è qui che ci sta che dopo 6 ore faccia un po' di difetto. Ok, per essere un fondotinta che non promette di essere un fondotinta a lunga durata, ma è un fondotinta tenuta naturale, effetto naturale, va bene, ci sta tutto, ecco, non è, quindi non lo boccio assolutamente, perché non ha infranto nessuna promessa. Non incontra semplicemente le mie preferenze, come vi ho fatto vedere nei clip, quindi per me questo è la mia review. Spero di essere stata il più onesta possibile e di avervi fatto capire esattamente che tipo di fondotinta è, perché quello che mi interessa, più che bocciare o promuovere o esaltare o ammazzare qualche prodotto, è di farvi capire esattamente che cosa potreste comprare. Lo scopo di queste review base perfetta è proprio questo, cioè l'intento con cui ho pensato di fare questo genere di video è questo, cioè di fornirvi tutti gli strumenti possibili per fare la scelta più giusta. Poi non sono il sacro graal, non sono un santone, quindi probabilmente potresti anche non essere d'accordo con la mia opinione, però ripeto, sono talmente cose soggettive che non vi fidate solo di me, ma andate a cercare. Ma questo è un discorso che non faccio per questo fondotinta, ma è un discorso che sto facendo proprio per spiegarvi come nasce l'idea di queste review. Ovviamente non vi fidate solo di quello che dico io, andate a cercare altri pareri, siate curiose e poi fate le vostre considerazioni. Nel frattempo qui ci sono, mamma mia, ma tu è da tanto che non ti fai vedere, aspettate che abbiamo una special guest, perché abbiamo pure Margottina. Ma come reggi bene la camera? Ok, c'è anche Brigitte che nel frattempo sta. Vieni, vieni, vieni anche tu. Oddio, è la prima volta che mi faccio vedere tutte e due insieme. Non c'è... B, aiutami, non ce la farò mai. Bene, direi che la nostra famiglia è al completo. Lei sempre, questo è il suo modo di salutarvi. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.